Buonasera a tutti, iniziamo questa serata che sarà molto contenuta nei tempi, no? Per presentare la monografia di Antonella Fronti. Questo lavoro che in effetti ci ha un po' impegnato, perché il materiale era un po' sparso, diciamo un po' dappertutto, è stata una fatica che mi ha entusiasmato, soprattutto perché poi il risultato, a parte purtroppo quella dimenticanza di cui abbiamo parlato prima, ma siamo, come dire, un peccato veniale, non ce l'ha. Il capito del signore. Quindi. Sì, sicuramente. E quindi darei la parola qui alla dottoressa Scorsone, che poi è mia figlia. Grazie per essere venuti. A me fa molto piacere essere qua questa sera a parlare di Antonella Fronti. Io sarò brevissima, poi i relatori che seguiranno diranno molto meglio di me e molto di più sicuramente. Tutti noi qui conosciamo Antonella da tanti anni e tutti noi abbiamo visto nel tempo crescere la sua pittura. La cosa che mi ha sempre colpito in tutti i suoi quadri è il fatto che l'occhio non riesce mai a fissare un punto. C'è sempre questa sensazione continua di movimento, ed è un movimento che è nel quadro ed è un movimento che sollecita la vista di chi lo guarda. Un movimento fatto soprattutto di energia, perché il colore per Antonella Fronti è soprattutto questo, è questa carica interiore che lei ha sempre avuto, che nel tempo si è trasformata. Siamo passati dagli anni Ottanta, quando faceva le nature morte sul classico, ma anche lì già la luce era molto importante. Poi negli anni Novanta il tratto si è velocizzato per poi esplodere alla fine degli anni 90 con i quadri pure che vedete in questa sala, quindi con pure il ciclo Trasparenze, per poi approdare a quel ciclo che l'ha accompagnata per tantissimi anni, quello degli abissi di energia, e dove il tratto si è fatto a parte veloce, proprio anche accattivante, come se fossero, Maria Antonietta Spadaro diceva in una sua presentazione, proprio parlava di matasse, mi ha colpito molto il fatto che l'altra volta, mentre stavo lavorando al testo di Antonella, c'erano le mie figlie che giocavano con delle matassine di lana e c'era questa lana poggiata sul tavolo. Ho detto: guarda, i quadri di Antonella, le matasse di cui parlava Antonietta Spadaro. Senza trovare il bandolo della matassa. E quindi questo fluire continuo di colori e di linee, perché è molto importante nella produzione di Antonella Fronti la linea, è quella attorno a cui ruota quasi tutta la sua pittura, una linea vorticante in alcuni tratti, dove è una linea che è l'artefice di paesaggi, di corpi. Noi questa sera stiamo presentando la monografia di Antonella Fronti, che racchiude proprio tutto il suo percorso pittorico. Finora, no, non mettiamo limiti, racchiude quello che ha fatto fino adesso. E poi sabato invece esporremo una sua mostra dal titolo Diario Segreto, questo è un quadro che farà parte della mostra,
che fa parte appunto questa esperienza di un periodo di collaborazione molto intensa con Totò Vitrano e Nino Perricone, con il quale ha fondato quanti anni fa adesso? Nel 2005. 10 anni fa il gruppo R. È stato un periodo molto intenso in cui si sono molto si sono aiutati, si sono influenzati a vicenda. Peccato che non sia andata poi in porto. Sì. E questo quadro fa parte proprio di quel periodo. C'era in programma una mostra intitolata Tripla Corpora, dove ognuno di loro aveva rappresentato lo stesso soggetto, ma in maniera differente. Peccato, infatti, in questa produzione il corpo umano ha una grandissima importanza. E così, Antonella, poi della mostra parleremo ovviamente dopo, parleremo sabato. Ma la cosa che è bella di Antonella è che lei non si ferma mai. Lei aveva acquistato questa cifra stilistica che era riconoscibilissima da tutti. Non le è bastato. Aveva l'esigenza di andare oltre, di cercare altrove, aveva bisogno di liberarsi di questa linea. Era come se questa linea che tanto l'aveva coccolata, adesso le stesse stretta, avesse cominciato ad andarle stretta. Quindi la matassa le stava legando il collo. Per cui è andata avanti, la linea si è spezzata in mille frammenti ed è nato un nuovo ciclo, quello delle mutazioni, che ha dato vita a una natura sempre, io la chiamo quasi industrializzata, tutto ciò che era morbido. Si è mutato, si è fatto spigoloso, ma la cosa interessante è che comunque anche in questa nuova versione la natura ha sempre avuto un'importanza fondamentale nei suoi lavori, per cui ritroviamo anche in questo ciclo gli alberi, l'acqua, ma con la forza dirompente riprende ciò che aveva fatto negli anni 90, alla fine degli anni 90, con il ciclo Trasparenze, e lo riporta nella nuova veste pittorica di Antonella Affronti. Riprende il tema, riprende la forza, ma la trasforma, la muta, appunto. E a quel punto nascono fuori altre opere, nasce fuori un'altra Antonella, un'Antonella meno morbida forse, meno gentile nel tratto, ma l'Antonella vera, quella più sicura di sé, quella che ha deciso di dare una forza differente alla propria vita, un cambio alla propria vita. Chi è che l'ha conosciuta in quel periodo si ricorderà che aveva pure tagliato in maniera differente i capelli, cioè è colorati in maniera differente i capelli. Cioè, c'è stato un momento della sua vita in cui ha deciso basta, sì, esatto, sei cambiato, in cui ha deciso di cambiare radicalmente tutto, anche a volte il suo modo di vedere le cose. Adesso siamo arrivati a questo punto della sua vita pittorica, e ci sembrava giusto far un punto
su quello che è stato fino adesso la sua pittura. A lei stessa è sembrato giusto nei confronti di se stessa. E noi l'abbiamo appoggiata, l'abbiamo aiutata e siamo contenti che intanto che sia tra gli artisti che frequentano la galleria, ma non solo frequentano, proprio che fanno parte della galleria Studio 71. E quindi spero ardentemente che continui sia la collaborazione che questo cammino pittorico che è iniziato tanti anni fa e che stai continuando a fare e che ancora non è spento. Allora, grazie, lascio. Un ringraziamento all'amico Scorsone per la cura di questo libro. La mostra la vedremo e la gusteremo dopo, ma questo libro non è soltanto il catalogo che pure più volte abbiamo incontrato di Antonello Affronti, ma ha compreso questo a cui sono molto affezionato per la mostra che abbiamo realizzato nel 2001 e devo dire anche per i contenuti di quell'introduzione che tutto sommato riscriverei per certi versi. E dicevo, questo libro ha una giustificazione. Ci sono libri che non si giustificano e libri che invece hanno una legittimazione e una piena giustificazione. È per questo che noi abbiamo sponsorizzato senza nessun tipo di interesse il libro interamente, diciamo, dello Studio 71 e di Antonello Affronti dal punto di vista della realizzazione, però l'abbiamo seguito insieme e abbiamo anche dato il nostro patrocinio come ISPE e anche come Fondazione Thule. Quindi c'è un libro che merita una storia di impegno, di serietà, legata non tanto ai gruppi o alle mode, ma a una precisa indicazione a cui fin dagli anni Ottanta Antonello Affronti è rimasta fedele. Innanzitutto un primato, è il primato della pittura, è ancora l'attualità e la continua ricerca attraverso la pittura di una autenticità. Non è un fraintendimento, non è un gioco a nascondere, è una chiarezza anche di che nei vari cicli, l'ha detto benissimo Vinnie Scorsone, però troviamo innanzitutto questo dato. E insieme alla fedeltà alla pittura, che non è conservazione, ma è una capacità di rileggersi continua nella bellezza e nella qualità, naturalmente i temi. Ora, io non so se affermare dei periodi per Antonello Affronti. Certamente il primo è un periodo che nasce negli anni Ottanta dal figurativo e che poi si sviluppa però molto, molto, molto presto assumendo una connotazione. È vero, anche nei cicli diversi, compreso questo, il segno dell'artista è assolutamente inconfondibile e questa riconoscibilità diventa anche un sigillo e un impegno, non a rifare sempre le stesse cose, ma appunto a stare negli stati molteplici dell'essere. Questo è il concetto, che è un concetto anche, diciamo, estetico. Perché negli stati molteplici dell'essere? Perché tutta la pittura di Antonello Affronti, senza scomodare la psicanalisi, perché ogni volta è troppo facile scomodare la psicanalisi, e io non la scomodo affatto, anche per i limiti che do alla psicanalisi, specialmente a quella, diciamo, di stampo che nace da Freud, molto di più invece considero importante quella di Viktor Frankl, che poi era discepolo di Jung, e quindi un'altra storia per determinati versi. Quindi non andiamo a queste considerazioni che pure qualcuno potrebbe fare. Andiamo invece a una dimensione diversa, che è quella della luce, che è quella della dimensione della complessità ed è la sua vita, la sua storia, che si manifesta in modi diversi, ma che può avere luce e può avere tenebre, può avere intrecce e natura, può avere labirinti da andare a trovare come filo di Arianna, cioè l'uscita dal labirinto, o il volontario stare nel labirinto.
anche il volontario stare nel labirinto, perché non è detto che il labirinto debba essere necessariamente legato alla fuoriuscita al labirinto stesso. E quindi c'è una circolarità da un lato, ma anche una dimensione quasi ascendente. Guardate, moltissime cose, penso quel quadro che mi sta di fronte, ti danno la dimensione non solo della terrestrità, ma della cosmicità, quindi ulteriore. Ecco, in questo senso quindi artista completa che esprime non solo uno stile, ma esprime anche una dimensione di pensiero. Perché fare un bel quadro più o meno legato ai linguaggi più o meno contemporanei non è molto difficile, diciamoci la verità. Tant'è vero che le stofanti e imbroglioni sull'argomento, come del resto letterati, pseudopoeti, eccetera, eccetera, sono quanti ne vogliamo, cioè pieno il mondo. Qui c'è un pensiero, ecco lo stato molteplice dell'essere, che si manifesta in molte pulsioni artistiche completamente avulse dagli interessi puramente legati alla dimensione del mercato. C'è una fedeltà anche a se stessa. Ecco, in questo senso quindi meritava questo libro, merita questo bel libro, perché questo è un libro veramente ben riuscito, curatissimo, come sempre gli Scorsone sanno fare, e è un libro che non si consuma nella, diciamo, strettoia di un incontro, di una mostra di qualche anno, ma che si conserva come anche capacità di saper leggere attraverso il tempo questo artista. Un'altra cosa volevo sottolineare, che già, diciamo, un po' nella mia nota introduttiva ho cercato di focalizzare, e cioè il dato della ricerca della luce. Quando si perde la centralità, la perdita del centro, diceva Stedelmayr, no? Quando si perde la centralità, si perde la luce. La si perde per tante ragioni, anche di tipo nichilistico, nel senso di assenza totale di ricerca, di valori, di attese, di soprattutto di conoscenza. Un'agnosi che si viene a perdere e si viene a maturare solo nell'indistinto, nella prassi. La differenza appunto che colpisce le opere della Fronti da sempre, a parte le sottolineature sullo stile, sui modi, eccetera, resta sempre questa attesa e questa speranza nella luce. Nella luce che intanto la redime, anche quando questa luce è fioca, anche quando questa luce è assolutamente, come dire, un cerino nell'universo. E tuttavia riprende il concetto di luce, significa riprendere il proprio centro, appunto, la propria qualità umana. Quindi è una pittura che per molti versi ti invita alla riflessione. Certo, è difficile trovare i centri, è vero, il centro in questo caso ottico molto spesso può diciamo, essere fuorviante. E tuttavia è un dato che ognuno deve cogliere personalmente. Che cosa colgo io in queste opere? Che cosa mi attrae? Che cosa mi coinvolge? Che cosa mi fa mutare atteggiamento rispetto al quotidiano, al contingente? Questa è la domanda che mi devo fare davanti a un'opera d'arte. Se no l'opera d'arte diventa, che cosa diventa? Decorazione. Quindi l'interrogazione dell'Affronti è anche la mia interrogazione, non solo la sua. Cioè, io non dipingo, fortunatamente, per la storia dell'arte, ma naturalmente mi sento coinvolto, mi sento nella spirale del coinvolgimento, in termini ideologici, in termini culturali, in termini anche di riflessione filosofica, è il mio mestiere. Cioè mi sento completamente di entrare nell'opera senza per questo farmi fagocitare, quindi mantengo la mia individualità, mantengo il mio sguardo e tuttavia entro con lei nell'opera. Non mi annulla l'opera, ma mi coinvolge, quindi mi fa riflettere, mi fa conoscere, perché la conoscenza è un problema di duplicità, non è un problema solo di sguardo o di
intuizione pura e semplice, è un processo complesso, ecco perché parlavo degli stati molteplici dell'essere. E quindi se affrontiamo questi temi con lo spirito di partecipazione reale, non di partecipazione superficiale, beh, capiremo tante cose, capiremo anche le ultime opere e tuttavia le vedremo nell'unità, sempre nell'unità. I pianeti possono essere differenti, ma è l'universo che è insieme universo, che fa l'universo. La diversità è l'unità. Guai a pensare alla diversità come scissione. E questo è in fondo la lezione molto autonoma, molto semplice, liricamente fondata, perché questa è una lezione liricamente fondata, c'è della poesia vera, oltre che del pensiero, una capacità che mi urge dentro nel momento in cui io godo, per esempio, una bella opera della Affronti che mi ha a suo tempo donato e che fa parte della mia collezione. Sto a volte, come mi capita spesso in quella mia piccola collezione, mi fermo davanti un'opera, scelgo quell'opera e mi fermo. E questo ve dico senza retorno, non sarei qui se no chi mi conosce lo sa, mi è capitato. E questa è un'esperienza umana, culturale, spirituale. E questo è il mio grazie ad Antonella Affronti. Eccomi, e allora intanto grazie di questo invito in questa celebrazione dell'opera finora svolta da Antonella, che io ho incontrato nei primissimi anni 90, ho rincontrato a San Vito Lo Capo, dopo esserci perse di vista per tanti anni. E naturalmente mi ha invitato nel suo studio, esatto, mi ha invitato nel suo studio e mostrandomi la produzione di quel periodo, dei primi anni 90, che era fatta di quei mari, vedete quello lì, era fatta di campi di grano come questo, era fatta di campi di Sulla, con il loro colore affascinante, e io devo dire che sono rimasta conquistata da queste opere che rientrano nel ciclo Trasparenze. Ovviamente quando ci vedevamo davanti il mare di San Vito i suoi quadri erano belli e fatti, no? Però Antonella ha una tecnica non da principiante, anche se allora eravamo giovani, ma di una persona che sa cogliere con un occhio straordinario, ma anche con una tecnica, perché per fare un quadro ci vuole una tecnica, che le riconosciamo in tutti gli stadi della sua esperienza, del suo percorso estetico, di ricerca estetica, e quindi da allora ho continuato un po' a seguirla e, in questi suoi queste sue trovate che si sono sviluppate e, mi diceva che per esempio i campi di Sulla, perché lei ha anche venduto, perché un mercato ha riconosciuto la qualità del suo impegno, per cui tanti quadri sono oramai andati via da ovviamente dal suo studio. Quelle famose matasse della seconda esperienza, io non so perché voglio, guardando questo catalogo, questo bel libro, mi sono sempre soffermata sui mari. Non so, sarà perché mi piace il mare, ma credo che piaccia anche ad Antonella. E queste dune sabbiose che si sposano con questi mari, questo che vi ho fatto appena vedere, ma anche questo, guardate, qui... Siamo d'accordo. Ah.
volevo farvi notare come si sono scambiati i ruoli, il mare e la terra, nel momento in cui il mare è statico e invece la terra è tumultuosa in questo dipinto, e con questi colori che sono colori della terra, il marrone, il rosso, il giallo, il verde. Ma questo contrasto col mare è fantastico. Poi io mi ero appuntata delle date, ma tanto non hanno importanza. E in queste successivamente, in queste che si chiamano tripla corpora, proprio il gruppo in cui giustamente appare l'uomo, no? L'anatomia umana, che la nostra cara Antonella sa affrontare con grande perizia, perché se guardiamo questi un dipinto come questo, per esempio, e riconosciamo un corpo umano, ma un corpo umano dipinto benissimo, ci saranno le matasse. Lei si è espressa con questa scelta formale. Mi sono espressa con linguaggio d'allora. Sì, 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 parliamo di questo periodo. Ma dico, non è un'anatomia approssimativa. Ecco, voglio dire che sembrano alcuni di questi dipinti che ho guardato con attenzione, sfogliando, perché questo volume dà la possibilità di ripercorrere e di gustare, perché tra l'altro le riproduzioni sono ottime cromaticamente, e c'è una classicità, no? In questi sembrano i torsi dei grandi scultori, sembrano disegni che ci riportano al manierismo michelangiolesco, no? Questi corpi potenti e possenti, quindi non sono dei giochi formali così superficiali, e poi questa plasticità enorme che riesce a trasmettere, no? La plasticità quasi scultoria. Ci aspetteremmo che questi dipinti siano scaturiti dal... No? C'è una plasticità che lei gioca con queste linee vorticose e cromaticamente valide, perché guardate che mettere insieme, come in questo caso, colori così contrastanti significa avere delle capacità di connessione, di accostamenti cromatici che non è da tutti, no? Certo. Ecco, e in tutti, guardate questo qui, ve lo faccio vedere sotto sopra però, perché è pesante il volume. E trovo che siano straordinari, e questa è la parentesi del gruppo triplo che, come dicevamo, purtroppo non ha visto una compiutezza in una esposizione, che io ricordo quante discussioni abbiamo avuto, perché gli altri due artisti lavoravano in sintonia con te, ma non si riuscì mai ad ottenere questa possibilità. Guardate anche questo corpo. E proseguendo, ecco, arriviamo a questo periodo in cui Antonella decide di dare una svolta e le geometrie sono diverse, ma anche qui gioca sempre con i colori, con cromatismi molto accentuati, molto forti, si esprime in certi casi in un modo totalmente astratto, giocando con le forme geometriche, dopodiché pensa, questo non ve lo faccio vedere perché ce l'abbiamo qua, mi pare che si chiami pianoforte, no? Concerto di pianoforte, in cui ci fa intuire una melodia, no? Attraverso queste forme apparentemente scomposte, ma non lo sono mai. E poi però dalle geometrie totalmente astratte vediamo affiorare di nuovo prepotente un senso tra l'anatomico, figure umane, ma anche animali, a volte vegetali, cioè si
avvengono delle mutazioni, no? Delle mutazioni, e poi improvvisamente un oggetto tridimensionale, una piccola pietra, crea un cortocircuito nella lettura dell'opera, perché risalta nella sua tridimensionalità con un ulteriore contrasto cromatico. E allora l'osservatore è costretto a cercare di capire dove finisce la geometria, dove inizia il suggerimento anatomico. Qua addirittura vediamo chiaramente, per esempio, un piede, e tutto questo continua per questa ricerca per diverso tempo, facendo affiorare qui, per esempio, un volatile, immagino che sia, che si sviluppa con grande maestria, ripeto, plastica, perché le forme non sono mai piatte, no? Hanno sempre questa volumetria che si impone con grande violenza. E non voglio mettere frammento di mare, ritorna a un certo punto il mare. Anche in queste composizioni dove avevamo lasciato perdere il mare con la forma umana, con queste mutazioni di, anatomiche, eccetera. E dopodiché appaiono questi ammassi umani con forme molto inquietanti. Devo dire, c'è stato un periodo evidentemente che l'urgenza espressiva si è sviluppata con queste figure che sono delle maschere d'ossigeno, per esempio. Insomma, la nostra società ne offre di queste problematiche continuamente, quindi è sempre una... diciamo l'idilliaco mondo della prima, della seconda fase della sua pittura ha perso questa innocenza e quindi si è arricchito di problematiche più forti, più inquiete e così via. Dopodiché Aretusa, ecco, tra il mito, ma sempre legato al mare, no? Ritornano gli azzurri marini. E quasi, dico io, il cerchio si chiude da un mare a un altro tipo di mare, perché sempre poco abile a leggere senza occhiali, non vi so dire, ma guardate quest'opera che è straordinaria capacità di una ricerca naturalistica molto materica, molto, molto forte. Anche questo, ma ci sono poi dei mari del 2015, quindi recentissimi, che secondo me sono straordinari. Possiamo riconnetterci ai grandi paesaggisti dell'Ottocento, ma senza assolutamente avere nulla a che fare con quell'esperienza. E questi marosi, mi pare che si chiamano così, e questi marosi, guardate, mi piacerebbe avere qua uno di questi quadri per fare il confronto con l'esperienza dei primi anni 90, e il mare di Antonella è diventato così. Ma è diventato, come diceva il professore Tommaso, è uguale l'occhio che ha saputo esprimere queste qualità della natura, perché Antonella è legata poi sempre alla natura. Le poche parentesi astratte si collocano in periodi, momenti di passaggio da una espressione a un'altra, ma poi prepotente riaffiora la natura, no? Ho questa impressione. E in queste opere, che non sono per nulla banali, che non sono per nulla così, non riprendono appunto le esperienze paesaggistiche del passato, queste io non le conoscevo, mi sono trovata ad apprezzarle, devo dire, molto, molto.
E che cos'altro aggiungere? Non lo so, se qualcuno vuole fare, non lo so, ha dei chiarimenti da porre o qualche domanda, è vero, noi siamo qua, anche sui cuori. Antonella è ovviamente è la padrona in questo momento. Allora, io intanto... Se mi intrometto anche per motivi economici, cronologici, mi ha portato. La professoressa Spadaro, la professoressa Romano e Bindi che hanno detto tutto quello che c'era da dire. Infatti io non voglio dire assolutamente. La professoressa Spadaro in questo momento ha concluso dicendo che qualcuno ha già fare qualche domanda. Sì. Poi Bindi ti ha detto parla. Ma vuoi parlare? Mi posso introdurre sì, per fare una domanda in modo che tu possa parlare? Quello che mi preoccupa. Va bene? Certo, perché è così, così. Allora, scusate, io ho problemi di voce, oltre che altri problemi. Nell'aver seguito Antonella ormai da 20 anni pieni, quindi avendo seguito tutta questa evoluzione, tranne l'ultima parte, e avendo ascoltato quello che mi hanno detto i relatori, che mi hanno detto tutto quello che c'era da dire, e non posso aggiungere nulla, né c'è il tempo di aggiungerlo, ma c'è una cosa che volevo sottolineare a completamento di quello che dico. C'è sempre una costante, ma in questa costante, di cui però non abbiamo parlato, c'è un vuoto, non un vuoto nella costante di cui avete parlato, il vuoto che c'è sempre nelle sue opere, c'è sempre una serie di buchi, ci sono buchi perché questi vortici, queste matasse, queste ondulazioni provocano sempre delle parti che nella plasticità, nella completezza, nella addirittura nella marmoreità di certi quadri di corpi umani eccetera, hanno però sempre una parte scoperta. Quando facevi i chiricori delle matasse, mi ricordo che ti chiesi una cortesia: posso utilizzare questo quadro per fare un dépliant di mia nuora psicologa, perché Scalza perfettamente si intitolava Confidenze. Perché ho chiesto questa possibilità di utilizzazione? Perché c'è tutto questo nei suoi quadri? C'è in tutti i suoi quadri. Perché mi sono reso conto e credo che, e allora lei potrà risponderci, che il suo problema esistenziale e artistico preminente è quello di andare a cercare dentro, dentro la persona, dentro l'animo umano, dentro i corpi, dentro la natura. Non a caso alcune fasi dei tuoi lavori, quelli che fanno parte della triade, in qualche modo si ricollegano alla tensione organico-vitalistica di certi scultori tipo Murro, tipo la Hepworth, eccetera, che vanno a vedere dentro, ecco, le tue cose hanno sempre un vortice, ivi compreso il mare, che abbiamo visto per un tempo, che nasconde qualche cosa che lei vuole scoprire e che va a cercare. Cosa c'è di vero in suo successo? Di vero, vedi, tu hai fatto un'analisi psicologica, che non, in genere chi dipinge non va a pensare questo, non lo pensa proprio, quindi quello dovremmo... Un altro settore, dobbiamo chiederlo a qualcun altro, io proprio non so perché, probabilmente è vero, io vado oltre le cose, quindi quello che io da pittrice faccio è creare dei volumi che abbiano altri volumi e che abbiano da altri volumi e che abbiano delle cose che addirittura non vedi, ma ci sono. Poi lasciamo alla psicanalisi argomenti che... Mi ricordo di aver scritto... Sì, sì, infatti. Io adesso quello che vorrei dire è che intanto ho un tale rispetto dell'arte che non avrei mai pensato di dover un giorno provare questa gioia di avere una monografia o di avere tre persone eminenti come loro che parlano di me e un pubblico che ascolta questi... Cioè, sono talmente emozionato che non... è talmente gioiosa... che si vede che sono più alta, si vede, perché è evidente, cioè se mi sento altissima. Quindi vi ringrazio tutti tantissimo, perché siete venuti con affetto, con ammirazione che non pensavo di dover meritare,
e loro tre che sono stati veramente grandi, tutte e tre, grazie. E Marcello Scorsone che ha fatto veramente, ha creato una monografia bellissima, io ero soltanto una comparsa lì, ecco, è lui che ha fatto tutto, quindi vi ringrazio tutti. Ma io volevo dire una cosa a proposito di quello che dicevi tu, Pino, che potrebbero essere anche le paure, questi buchi neri, cioè l'incognito, cioè, adesso io non è che mi voglio, no, in ogni caso non voglio aggiungere altro, volevo però ringraziarvi veramente tutti per graziosa, diciamo, volontà dei coniugi Trapani, che poi Antonella e suo marito. La monografia è, come dire, gratuita a tutti quelli che sono intervenuti. Io vi ringrazio per questa straordinaria serata e ringrazio soprattutto Tommaso Romano, la professoressa Spadaro e anche la mia diletta figlia, che effettivamente per essere venuti. Veramente grazie. Grazie anche a tutti gli intervenuti. Arrivederci. Siamo con la professoressa Antonietta Spadaro, che ha presentato la monografia di Antonella Fronti. Antonietta, parliamo di questa bellissima monografia. Io sono particolarmente coinvolta in questa manifestazione perché conosco Antonella da moltissimi anni, addirittura dagli anni della scuola. Poi ci siamo perse di vista e ci siamo ritrovate a San Vito Lo Capo. Antonella in quel periodo dipingeva dei mari, come questo che vedete alle nostre spalle, dei mari affascinanti, dove riusciva a catturare proprio le nuance straordinarie del mare di San Vito Lo Capo. E quindi insieme ai mari dipingeva dei campi di grano, dei campi di sulla, delle immagini veramente straordinarie che io ho cominciato ad apprezzare. Ma Antonella Fronti non si è mai fermata a una sola esperienza, ma negli anni ha continuato a cercare, a sperimentare, a dare alla sua pittura nuove strade, nuovi percorsi. Così io ho seguito queste varie esperienze che sono raccolte oggi in questo bel volume e quindi mi fa molto piacere aver potuto parlare di Antonella. Non so se ora possiamo percorrere tutta la sua esperienza, che si è svolta, naturalmente per parlare bisogna vedere le immagini, no? E quindi è bene che si veda il catalogo, il libro, anzi, perché con i vari testi critici si può approfondire la conoscenza di questa artista palermitana che oggi in questo momento sta segnando con questa pubblicazione un momento importante. Una differenza tra i mari, i primi mari e i mari di oggi? Ecco, sì, è importante perché diciamo la natura è sempre alla base delle sue ricerche. C'è stato però un momento in cui ha affrontato l'anatomia umana, le figure umane in percorsi diversi anche, abbastanza inquietanti in certi momenti, ma in questo libro ci sono opere del 2015, quindi attuali, in cui ritornano dei mari completamente diversi da quelli della prima esperienza degli anni 90, ma ugualmente affascinanti. Sono mari però più agitati, più tormentati, ma sempre affascinanti. Ringraziamo moltissimo la professoressa che ci ha veramente illustrato, che ci ha illustrato queste bellissime opere. Veramente anch'io ho seguito
da tanti anni il percorso di Antonella e trovo effettivamente, seguendo naturalmente le indicazioni della professoressa, questo suo, diciamo, evolversi, e in realtà i mari prima erano un po' meglio, adesso ogni tanto li scopriamo con tanti problemi e le problematiche certo. Emergono anche nella pittura di Antonella. Grazie. Siamo con il professor Tommaso Romano, che ha presentato insieme alla professoressa Spadaro questo magnifico, magnifico libro. Parole bellissime effettivamente per una bravissima artista, e veramente il catalogo è proprio fatto bene. Due parole? Beh, il catalogo è proprio una vera e propria monografia che dà conto di una storia ormai ultra trentennale, dagli anni 80 fino ad oggi, di una artista che ha un suo timbro, una sua qualificazione, soprattutto uno stile che ha dimostrato pienamente di possedere e di trasmettere attraverso queste vibrazioni cromatiche, questa ricerca del senso, questo mettersi sempre in discussione rispetto all'arte, alla pittura, al colore, come ho detto, anche come stato molteplice del suo essere e dell'essere in quanto tale. Quindi è questo diario dell'affronti, come il libro pubblicato dall'ISPE, è dovuto alla cura paziente, attenta, competente di Francesco Scorsone, ha un valore anche non solo storico documentario rispetto all'attività in progress di Antonella Affronti, ma anche il sigillo della qualità dal punto di vista del rapporto che ella intesse con l'arte contemporanea, con lo suo fiato d'artista e con la sua capacità di espressione sempre altissima. Ringraziamo il professore Tommaso Romano, che sempre con le sue auliche parole veramente bella. Sei veramente uno straordinario oratore, noi lo ringraziamo per le belle parole che ha detto, per meritatissime naturalmente per Antonella, e è importante anche venire a vedere la mostra, che sarà, oltre che presentando la monografia, anche un'occasione per incontrarci qui al Studio 71, alla Galleria Studio 71 di Via Fuxa.